Grazie Presidente. Questa è una mozione che è nata da un'esigenza, o meglio, da una voglia dei mercati di andare in un'altra direzione, e diciamo che questa forse è una delle mozioni che più rappresenta la direzione e il senso politico che noi vogliamo dare ai mercati, ovvero non solo come centri di smercio dei prodotti e via dicendo, ma come luoghi di incontro. Noi li abbiamo definiti in campagna elettorale e continuiamo a definire come agorà, cioè come posti di incontro dove le persone non solo appunto dove avviene appunto il commercio, ma dove appunto le persone si incontrano e dove le persone come luoghi di socialità, quindi insomma. E diciamo che questi fenomeni, questi eventi già avvengono da tempo. Infatti questa opportunità è stata riconosciuta ai mercati appunto con l'ordinanza numero 6 del 2014, con la precedente giunta, soltanto che appunto permette che in determinati momenti della settimana i mercati possono chiedere la proroga per eventi straordinari e quindi fare degli eventi ad hoc all'interno del mercato, quindi portando in un certo qual modo anche qualcosa di ulteriore oltre al commercio all'interno dei mercati. E tuttavia all'interno di questa ordinanza, cioè, ci sono delle prescrizioni che, senza voler far polemica, insomma, sono poco comprensibili, o meglio, si subordina la possibilità di poter fare questi eventi straordinari al consenso del 50% dei titolari del banco, per cui il 50% dei titolari di licenza all'interno dei mercati devono votare concretamente per poter organizzare e per poter indire questi eventi straordinari. Con questa mozione noi chiediamo al Sindaco e alla Giunta la possibilità di poter appunto indire questi tipi di eventi anche senza la necessità del 50% di adesione, così evitando quei fenomeni anche odiosi, se si vuole, di ostruzionismo nei confronti di alcuni titolari di licenze e nei confronti di chi invece nei mercati vuole investire e vuole investire, a nostro modo di vedere, verso il futuro, in un modo diciamo proiettato, con una visione verso il futuro. Io ringrazio pubblicamente il Presidente Goia, che mi è stato accanto per la redazione di questo atto, e tutto l'assessorato, l'assessore Cafarotti, che assolutamente sono stati fondamentali per arrivare qui oggi. Grazie.